Buongiorno a tutti, Marco. Siamo alla fine di questa lunga passeggiata che abbiamo fatto nella guarigione, nel tema della guarigione di Yahweh Rafa, Dio guarisce. Vi è mai capitato di pensare durante le predicazioni precedenti che ha fatto Mario? Ma sì, Mario, ma io mica sono tanto convinto di quello che tu stai dicendo, di quello che tu mi dici che pregare per un'altra persona porta alla guarigione. È mai capitato? Sì, è per quello che facciamo questa predicazione. Sapete, pensare queste cose verso il predicatore, verso le persone che stanno qua su questo palco, non è peccato grave, non è peccato grave, lo è soltanto se non ti spinge a pensare un pochino più là e andare ad indagare il perché chi sta qua sopra predica certe cose. Noi, Mario, io e qualsiasi altra persona che si presenta qua sopra, non abbiamo dei poteri soprannaturali, non abbiamo un collegamento diretto con Dio, se non quello che ognuno dei credenti qua dentro ha. Ma abbiamo le stesse armi, che significa la nostra voglia di conoscere Dio, la Bibbia da leggere e la volontà di cercare all'interno della parola del Signore. Allora, noi abbiamo detto più volte che il Signore Gesù è venuto per darci degli esempi, un esempio. Per esempio in Giovanni 13:15 ha detto proprio esplicitamente: infatti ho fatto queste cose per darvi un esempio. Quello era l'episodio del lavaggio dei piedi, ma sono tante le volte che Gesù ha dato degli esempi. Maria ha detto più volte, in tutte quante le predicazioni, e più volte in ogni predicazione, che noi non c'entriamo nulla con la guarigione, non siamo anticuariati. Non è Marco, Janet, Maria, Lucia o quant'altri che possono guarire qualcuno. Non è così. Semplicemente noi portiamo in preghiera il caso a Gesù affinché lui lo guarisca. Allora, se Gesù è venuto per darci un esempio, degli esempi di quello che dobbiamo fare, per vedere se è vero quello che dice Mario, sei preoccupato? No. Per vedere se è vero quello che dice Mario da novembre, dobbiamo cercare nella Bibbia se abbiamo degli esempi che Gesù ci dà di questo tipo di guarigione, degli esempi di come lo ha guarito. Se fosse vero quello che afferma Mario, dovremmo cercare qua dentro degli episodi in cui Gesù ci dice che le persone vengono guarite anche, non solo, ma anche attraverso la preghiera di un'altra persona, qualcuno che porti in preghiera la persona a Gesù. Delle molte guarite, dovremmo trovare in pratica uno schema in più posti della Bibbia, dei Vangeli, che ci dica che pregare per gli altri porta alla guarigione. Allora, quante guarigioni ci sono nel Vangelo, nei quattro Vangeli? Prima cosa, tantissime, ma soltanto di 27 guarigioni abbiamo una scheda, una illustrazione sistematica, cioè una storia dettagliata di come avviene, che ci mostri prima la malattia della persona, ci mostra il come la persona è arrivata a Gesù, e il dopo, la guarigione. Soltanto 27 ci sono. Visto che non possiamo predicare 27 brani, altrimenti ci arriviamo fino a notte, anche all'alba, io ho fatto una cosa molto semplice, ho fatto un piccolo schema, vedete? Ho messo i 27 miracoli di Gesù di cui abbiamo una storia, e li ho divisi in tre categorie: guarigioni richiesta dalla persona stessa, guarigioni non richieste né dalla persona né da altri,
E infine guarigioni chieste da altri. Se fosse vero quello che dice Mario, noi dovremmo trovare nella colonna richieste da altri, qua giù in questo totale, dovremmo trovare più miracoli di quelli che troviamo nelle di quelle non richieste e di quelle richieste. Tu sei sempre tranquillo, Mario, sì? Lo dicevo, ok, tranquillo. Allora, secondo voi, dove ci saranno più guarigioni? Scommettiamo una cena. Dove non volete scommettere, giustamente non si scommette. Avviare la prossima. Ha vinto Mario. Vedete che ci sono di questi 27 guarigioni, ci sono 6 che sono state richieste direttamente dalla persona. 10 persone non sono, 10 guarigioni non sono state richieste da nessuno, ma Gesù semplicemente ha guarito. E per 11 volte le persone sono guarite perché altre persone hanno portato un ammalato a Gesù. Lo hanno preso fisicamente, lo hanno portato in mano. Oppure gli hanno detto: guarda Gesù, c'è un tizio che è ammalato, puoi venire. 11 volte su 27, sapete, a me piace la statistica, mi dai la prossima. Ho messo un foglio Excel, le guarigioni di Gesù nel Nuovo Testamento. Per il 22% Gesù ha guarito perché qualcuno gliel'ha chiesto. Per un 37% Gesù ha guarito perché gli andava di guarire. Ma per un 41% Gesù ha guarito perché qualcuno ha portato. Che cosa ci dice questo grafico? La prima cosa che ci dice, guardate le persone che hanno richiesto la guarigione direttamente, 22%, ovvero sono 6 su 27, significa che se ci fossero 10 persone ammalati, poco più di 2 avrebbero richiesto direttamente. E questo ci dice una prima cosa: come uomini cerchiamo guarigione dappertutto tranne che da Dio. Questa è una cosa proprio tipica della natura umana. Noi cerchiamo dappertutto per essere guariti. Cerchiamo nella medicina allopatica, parole grosse, significa quella, la medicina che abbiamo tutti quanti, noi, voi prendete farmaci, sì, quella è la medicina allopatica, che dice: tu c'hai un sintomo, io trovo un farmaco che abbatte il tuo sintomo. Questa è quella la medicina, diciamo ufficiale. La medicina olistica, anche qui una parolona, che significa che io ti guardo tutto quello che hai, i tuoi sintomi, vedo come sta la tua struttura ossea, cardiologica, respiratoria, io cerco di curare il tuo malanno facendo stare bene non soltanto la parte che ti fa male, ma tutto quanto il corpo. Poi c'è l'acupuntura, l'omeopatia, il biofeedback. Sapete che cos'è il biofeedback? Ti attaccano a una macchina che controlla il tuo ritmo cardiaco, la tua sudorazione, la tua respirazione e tutto il resto, e ti dice che tu con la forza di volontà puoi regolare il ritmo cardiaco, la respirazione, la sudorazione, tutto il resto, così che il tuo fisico funzioni in maniera ottimale. Allora, è giusto cercare di essere guariti da questi tipi di scienze? Alcune scienze e qualcuna un po' meno, ma non andiamo a specificare. Dovrebbero i credenti essere affrettarsi o accettare di essere curati con questo tipo di medicine? Certo che sì, certamente sì. La scienza medica è un dono che Dio ci ha dato. È Dio stesso che ha messo un ordine nelle cose come ha fatto. Pensate al DNA, a una struttura bellissima. C'è quello che è stato il progetto Genoma, che è andato a vedere, a spacchettare tutti quanti gli amminoacidi, di come era fatta la struttura, per cercare all'interno del DNA umano le possibili cause delle varie malattie. Dio l'ha fatto così perché Dio ci ha dato un'intelligenza logica, che è la sua logica, te l'ha messa lui la logica, così che lui, avendo scritto il sistema uomo in una maniera logica,
sa che tu prima o poi ci saresti arrivato per logica, è lui che l'ha messo in questa maniera così che tu lo scopri. Ci sono passi della Bibbia che dice proprio che il Signore ha fatto questo perché l'uomo scopra il Signore. Allora, dove sta il problema, allora, se possiamo utilizzare la medicina? È che noi come uomini spesso pensiamo solo alla medicina, solo alla medicina. Ora, è come se noi stessimo chiedendo, supponete che c'è un grattacielo che c'ha un blackout completo di tutte quante le luci, a chi chiediamo? All'elettricista. Chiamiamo l'elettricista e diciamo: guarda, qua non funziona più nulla. Invece di andare dall'ingegnere che ha studiato tutto quanto il sistema elettrico e dirgli: guarda, abbiamo un grosso blackout, che possiamo fare? Allora chiama l'elettricista e io gli faccio fare. È questo che possiamo fare, suoliamo fare come uomini. Sarà utile l'elettricista, ma è fondamentale andare dall'ingegnere, dall'architetto che ha strutturato il sistema. Andiamo dai medici, ma andiamo da chi ci ha creato. Seconda cosa che dice il grafico. Guardate la seconda categoria. Le 37 persone che sono state guarite senza nessuna richiesta. Come Dio Gesù è interessato a guarire. Come Dio Gesù è interessato a guarire. Per 10 volte Gesù ha guarito senza nessuna richiesta. Tu hai mai avuto un caso? Molti di noi hanno figli o parenti o familiari che sono stati gravemente ammalati. Eri preoccupato? Eri preoccupata? Penso di sì, no? Allora, Dio è il creatore di tutto, abbiamo detto, è il creatore di tutto e di tutti, per cui il creatore è biologicamente padre di tutti gli uomini, di tutte le donne, di tutti i tempi passati, presenti e futuri. Biologicamente è padre, ma la sua famiglia è fatta soltanto da quelli che hanno accettato Gesù come Salvatore e per entrare all'interno della famiglia di Gesù. E come qualsiasi buon padre, Dio è preoccupato per le persone che sono nella sua famiglia, ma non solo che sono nella sua famiglia, lui è più preoccupato, anzi forse è più preoccupato di quelli che sono fuori dalla sua famiglia. Perché non sono suoi, non sono in suo controllo, per cui è più preoccupato per i figli che non l'hanno accettato come padre. E spesso lui guarisce senza che nessuno intervenga. E questo è il motivo delle guarigioni miracolose che nessuno si spiega. Perché Dio a un certo punto dice: oh, io voglio vedere, guarda, questo non fa parte della mia famiglia, ma io lo conosco lo stesso. Anche se non è mio figlio, voglio attirare la sua attenzione su di me, perché io sono Yahweh Rapha, quello che guarisce. Ok, veniamo al punto. Questa era soltanto l'introduzione della predicazione. E alla prossima. Ci eravamo posti di vedere se ci fosse questo, se fossero stati degli esempi di persone che erano state guarite perché altri avevano portato le persone a Gesù. Grafico ci dice che come discepoli dobbiamo imitare gli esempi che Dio ci mostra. Ora, per 11 volte, il 41%, ovvero 4 persone ogni 10, le persone sono state guarite perché altre persone hanno portato un ammalato a Gesù. Vediamo uno solo degli 11 esempi. Questo è l'esempio del cieco che viene portato, del paralitico che viene portato da Gesù a Gesù dagli amici, scoperti nel tetto e lo mettono dentro la casa. Luca 5, dal 18 al 25, dice così: ed ecco che si presentarono alcuni uomini che portavano un paralitico in barella e cercavano di farsi l'acqua dalla folla per portarlo davanti a Gesù, ma non ci riuscivano. Allora salirono sul tetto sopra di lui, tolsero le tegole con grande felicità del padrone di casa, devo sottolineare io, e calarono la barella con l'invalido giù tra la folla, proprio davanti a Gesù. Vedendo la loro fede, Gesù disse a quell'uomo: amico, i tuoi peccati ti sono perdonati.
Poi arrivò il paralitico, gli comandò: alzati, raccogli la tua barella e vattene a casa tua. Immediatamente sotto gli occhi dei presenti l'uomo balzò in piedi, raccolse la barella e se ne andò a casa sua lodando Dio. Allora, cosa hanno fatto gli amici? E qui non è il paralitico, è che questo, sono gli amici. Che hanno fatto? Hanno saputo di Gesù, prima cosa. Oh, guardate che c'era uno che guarisce. Ma davvero, come si chiama? Gesù. Per cui hanno sentito che Dio, che Gesù guariva. Hanno creduto che potesse guarirlo. Diceva, io penso proprio che per il caso di questo nostro amico Gesù farebbe il miracolo che lo rimetterebbe in piedi. Hanno presentato l'amico a Gesù, si sono impegnati, hanno pure faticato per smantellare un tetto, e chi ha fatto il tetto di casa sa quanto costano i muratori che tolgono le tegole e le rimettono, perché questi sicuramente l'hanno fatto rimettere dopo le tegole, perché altrimenti non penso che andavano a casa. Il paralitico sì andava a casa lodando Dio, ma quelli stavano a faticare sul tetto a rimettere le tegole. Hanno presentato agli amici, gli amici hanno presentato a Gesù, soprattutto hanno avuto fede che Gesù avrebbe potuto guarire. Ma chi è che ha guarito di questi? Gli amici hanno semplicemente fatto da manovali per smantellare il tempo. Ma chi ha portato l'ammalato da Gesù? Gli amici. Quando preghiamo per la guarigione, noi facciamo il medesimo percorso, lo stesso percorso di quelli. Perché? Perché abbiamo saputo di Gesù, per cui siamo diventati credenti, abbiamo creduto che Gesù può guarire, perché l'abbiamo visto, perché l'abbiamo letto, come abbiamo visto con Mario più volte, abbiamo letto che Gesù guarisce e Yahweh Rafa. Presentiamo a Gesù il nostro amico e il suo problema, non lo portiamo fisicamente, ma lo portiamo in preghiera a lui, preghiamo per lui, imponiamo le mani a lui, per cui lo presentiamo a Gesù, e infine abbiamo fede che Gesù guarisca non noi. È lo stesso percorso che hanno fatto gli amici. Parliamoci chiaro, Dio non ha bisogno di noi per guarire, l'ha dimostrato ampiamente, 10 volte ha guarito così, senza che nessuno chiedesse. Tuttavia ci vuole coinvolgere nella guarigione. Perché ci vuole coinvolgere nella guarigione? Non lo so. Questa è una delle tante domande che ho un quaderno a casa dove sto facendo tutte le domande e ci sto scrivendo perché questo e spero di potermelo portare in cielo, per così che quando arrivo gli dico: senti Gesù, io avrei un qualche milione di domande da farti del perché non ho capito queste cose. Forse a quel punto non servirà più il mio quaderno. Possiamo fare delle supposizioni, possiamo dire perché serve per la testimonianza, perché serve per la fede, perché serve per l'unità, bla bla bla. Sono supposizioni, non lo sappiamo. Però Dio vuole coinvolgerci nella guarigione. Perché? E ci ha detto pure come farlo. Sii attenta alle persone, alle necessità delle persone. Leggiamo in Giovanni capitolo 5, versetti da 2 a 8. Nella città vicina alla porta delle pecore c'è una vasca con il nome ebraico di Betesda, circondata da 5 portici. Molti ammalati, zoppi, ciechi, paralitici si mettevano sotto quei portici, aspettando che l'acqua della vasca si muovesse. Di tanto in tanto, infatti, un angelo del Signore veniva a smuovere l'acqua e la prima persona che vi entrava guariva. Tra quelli che aspettavano c'era un uomo invalido da 38 anni. Quando Gesù lo vide lì sdraiato, sapendo da quanto tempo era malato, gli chiese: vuoi guarire? Signore, rispose l'uomo, non ho nessuno che mi porti nella vasca quando l'acqua si muove. Ogni volta che cerco di entrarci c'è sempre qualcun altro che scende prima di me. Allora Gesù gli disse: alzati, prendi la tua branda e cammina. Ed è Gesù, secondo voi Gesù era per caso a quella vicina? Stava lì e diceva: beh, quali sono le bellezze di Gerusalemme? Ah, c'è una bellissima vicina di Betesda, adesso la vado a visitare. No, Gesù era lì perché sapeva che c'erano ammalati, c'erano le persone che avevano bisogno,
persone che erano reali, che avevano dei bisogni fisici a cui lui avrebbe potuto rispondere. Gesù camminava in mezzo a loro, era in mezzo a loro, faceva quello che gli altri facevano, frequentava i posti che gli altri frequentavano. Era lì perché era attento alle necessità delle persone e a cercare opportunità per dimostrare amore piuttosto che parlarne. E una maniera di dimostrare amore è guarire. Noi dovremmo essere, come credenti, fare lo stesso, non una fede vissuta esclusivamente da soli o in mezzo ad altri credenti. Una fede così è un grande spreco. È un grande spreco perché impedisci a tutto quello che tutti i doni che ti ha dato il Signore, compreso quello di guarigione, di poter guarire le persone, di andare a contatto con le persone che hanno bisogno. Ma ti faccio una domanda: come va la tua vita di credente? Ti guardi intorno per capire le necessità di chi ti vive a fianco? Familiari, amici, compagni di scuola, compagni di lavoro? Oppure ti fa un po' schifo tutto quello che non è credente? Perché purtroppo nel mondo evangelico spesso c'è questa: ah, ma no, io vado con i credenti, no, no, ah, io le ferie le faccio soltanto con i credenti, ah, no, 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 io la cena la faccio solo con i credenti, solo con i credenti. Insomma, siamo sempre tra i credenti. Se stiamo sempre tra i credenti, come andiamo in contatto con le persone che hanno necessità di Cristo? Sono sicuro che nessuno qua dentro l'ha fatto, né nessuno qua dentro l'ha fatto, né quelli che ci vedono né quelli che ci sentono. E per fortuna, perché così avresti limitato le benedizioni che il Signore vuole dare tramite di te ad altre persone. Secondo sistema per guarire. Sii pronta a rispondere alle necessità delle persone. Matteo 8, 25 e 7. Quando Gesù arrivò a Cafarnao, un centurione romano venne a lui e lo supplicò: il mio giovane servo è stato colpito da una paralisi e soffre terribilmente. Gesù disse: verrò a guarirlo. E Gesù non è che dilaziona. Era arrivato appena a Cafarnao, manco ha messo piede a Cafarnao e dice: scusa Gesù, io c'ho una necessità. Un attimo, ho da fare tre o quattro cose e poi se mi resta tempo vengo. No, dice: io che faccio? Venga a guarirlo. Immediatamente, subito, agisce subito, interrompe quello che stava facendo pur di andare verso la necessità dell'altra persona. Com'è la tua tempistica? Come va con la tempistica? Tendi a mantenere gli appuntamenti in agenda? Oppure sei flessibile se vedi una necessità del momento? Dici: guarda, mi serve il tuo aiuto. Sì, guarda, arrivo subito. Se c'è qualcuno che ti chiede aiuto. So cosa stai pensando, beh Marco, va, beato te, sì, vabbè. Tu mica lo sai che mi ti indaffarata io, mamma mia, nulla, non te la posso, non me la posso proprio permettere, perché se mi saltano tutte queste cose, poi cosa posso più fare della mia vita? No, devo farlo, farò tutto, farò anche quella cosa appena posso. Ma se tu pensi di avere una vita indaffarata, pensa a come poteva essere la vita di Gesù, che in 3 anni, perché lui fino a 3 anni ha fatto la preparazione, in 3 anni doveva salvare il mondo e sconfiggere la morte. Mi sa che era un pochino più indaffarato di te, per cui tu hai tempo, tu puoi avere tempo, tu devi avere tempo. Terzo sistema: ricorda che ogni bisogno è importante. Una delle caratteristiche delle guarigioni di Gesù, constate in quasi tutte, praticamente il 90% delle persone, è che non sono programmate, ma avvengono come una interruzione. Gesù sta facendo una cosa, gli si prospetta una situazione di malattia e lui guarisce. Non è che ha detto: ok, allora facciamo, allora lunedì guarisco quello di Bezzare, di Bethesda, poi martedì c'è il paralitico, mercoledì c'è il giorno. No, stava facendo un'altra cosa, gli capita, alla fine prende e va a guarire. Qui c'è un esempio, si tratta del Marco 5 da 21 a 34.
Quando Gesù ebbe attraversato il lago in barca, che fu giunto all'altra riva, una gran folla si radunò intorno a lui. Ed ecco che uno dei capi della sinagoga, un certo Jairo, gli si avvicinò e gli si gettò ai piedi, implorandolo di guarire la sua figlioletta. Gesù andò con l'uomo, mentre la folla lo seguiva e lo spingeva da tutte le parti. Fra la gente c'era una donna che da 12 anni soffriva di perdite di sangue ed aveva sofferto molto. Si era affidata alle curve di diversi medici, allopatici, omeopatici, agopuntori, appunto chi più ne ha più ne metta, che gli erano costati tutto il suo denaro, ma non aveva avuto miglioramenti, anzi, stava sempre peggio. Prossima. Questa donna pensava: se riesco solo a toccare il suo vestito, sarà guarita. E fu proprio così. Non appena lo toccò, l'emorragia si fermò e la donna sentì di essere guarita. Quando Gesù si accorse subito che una forza gli era uscita, perciò si rivolse alla folla chiedendo: chi mi ha toccato le vesti? E lì Pietro disse: mamma mia, Gesù, chi ti ha toccato le vesti? C'è lo stadio olimpico a completo, qua intorno. Fu allora che la donna, tremante, impaurita per quello che le era successo, si fece avanti e si gettò ai suoi piedi, spiegando tutta la verità. Allora Gesù le disse: Dio, la tua fede ti ha salvata, vai in pace, guarita dalla tua sofferenza. Ora, era importante per Gesù guarire il figlio, la figlia di Jairo? Sì, era importante, anche perché Jairo era una persona notevole all'interno, per cui avrebbe avuto un grosso impatto mediatico, molto più che guarire una donna con una perdita di sangue. Una vedova, che era proprio alla base della società ebraica. Per quello si ferma dopo la guarigione e cerca la donna, non la lascia andare via avendola guarita e basta, perché Gesù può essere: ho guarito quella, andiamo da là. Mi è capitato, mi è sfuggita, mi è scappata sta guarigione, va. No, si vede giù, un attimo, poi qui c'è stata la guarigione. Chi è stato a essere guarito? E quella che era avanti dice: sì, effettivamente tu mi hai guarito, e ne dà testimonianza da gloria. Allora, diciamo che tu, dopo la serie che ha fatto Mario, ti senti dentro il fuoco per pregare e andare a guarire le persone, eh? Alleluia, questa è una profezia. Speriamo. E che le persone comincino a chiederti di farlo, perché vedono che effettivamente le preghiere guariscono. Come fissi i tuoi appuntamenti? Allora, prima vado da Tizio. Tizio, sì, quello c'ha avuto un infarto, probabilmente non arriva a domani, per cui vado prima. Poi vado da Caio, sì, quello c'ha un tumore, però gli hanno dato 6 mesi, per cui c'è Poi, casomai, guarda, se mi rimane tempo vado da Sempronio, perché tanto c'è l'influenza, casomai se non c'è niente di più urgente vado, non è una cosa urgente. Fissi così. Gesù guariva tutti, quando, subito, immediatamente, appena poteva, si fermava, non dilazionava, agiva, perché tutti i bisogni per Gesù sono i numero uno. Non c'è una guarigione che è più importante. Per Gesù non è più importante guarire un tumore o un raffreddore. È uno, vale uno. Quarto sistema: non avere timore di toccare chi ha bisogno. Matteo 8, 72 e 3. Ed ecco che un lebbroso si avvicinò, si inginocchiò davanti a lui e lo implorò: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Gesù lo toccò con la mano e disse: sì, lo voglio, sii guarito. E subito la lebbra scomparve. Allora, che necessità Gesù aveva di toccare la persona? Più volte nei Vangeli c'è scritto che Gesù, gli hanno detto: guarda Gesù, c'è Tizio che è ammalato. Sì, va bene, ok, andiamo. Quando stava per arrivare, da distante dice: oh guarda, a posto, già guarita. Da Gesù, che
che stava andando. Perché l'ha toccato secondo voi? Domanda. Sapete perché? Uno dei motivi dei credenti, per cui i credenti non pregano per la guarigione di altri credenti, sapete qual è? È la paura di toccare la malattia dell'altro, e non sto parlando fisicamente, forse anche qualche volta anche fisicamente, di toccare la malattia dell'altro nella nostra mente. Cominciamo a pensare, e se io non sono capace? E se non succede niente? E se questo non guarisce? E ci fermiamo. E ci fermiamo. Perché pensiamo che siamo noi a agire. Pensiamo che siamo noi a intervenire. Dobbiamo superare lo schifo e la paura di poter non essere efficaci. Perché non saremo noi a agire. Non siamo noi ad agire nella religione. Quinto metodo. Non avere timore di coinvolgerti emotivamente con i problemi delle persone. Giovanni 11, da 33 a 35. Quando Gesù vide Maria e i giudei che piangevano, si sentì profondamente toccato. Questa è la resurrezione di Lazzaro. No? Dove è sepolto? Domandò. Vieni a vedere, risposero. E Gesù pianse. Ora, perché piange Gesù? No, lo sta per risuscitare. Anzi, proprio nei versetti successivi che dice è successo questo, perché? Perché le persone vedono la potenza del Signore e la grazia avuto ha dilazionato persino il fatto di andare, perché hanno detto guarda, Lazzaro è ammalato fortemente, lui ha detto non vi preoccupate, non andiamo adesso, perché sapeva che Lazzaro sarebbe morto e che Lazzaro sarebbe vivo. Perché piange? Che motivo c'ha di piangere? Sapete? Gesù? Chi è Gesù? Gesù è Dio. E Dio è un Dio emotivo. Non è un Dio senza sentimenti. La Bibbia dice che Dio piange, Dio ride, Dio si adira, Dio è triste, Dio cambia idea. Secondo te le emozioni che provi, chi ce le ha messe dentro di te? Dio. Dio ti ha dato le emozioni perché quelle sono le sue emozioni. Sono le sue emozioni che ti ha messo dentro. Spesso noi non vogliamo pregare per la guarigione di altri perché non vogliamo provare il dolore degli altri. Perché non vogliamo piangere per gli altri. Non vogliamo toccare la malattia ed essere coinvolti emotivamente, dicendo io so che dovrei andare a pregare per tizio, mamma mia che c'ha un malaccio, il famoso detto un malaccio, no? Perché può essere qualsiasi cosa, dal tumore all'infarto alla cosa, c'ha un malaccio, no, non me la sento, non me la sento, poi esco distrutta, no, non sei andato. Dio piangeva anche se sapeva bene che avrebbe guarito. Chi sono io più di Gesù per rifiutarmi di provare dolore assieme a quella persona che è nel bisogno andare e pregare per la guarigione? In conclusione, Dio ha mostrato la sua volontà chiaramente. Mario sono tre predicazioni e più una quarta la prossima che ci dice il cosa? Guarire l'uomo sia nello spirito ma anche nel fisico. Gesù ha mostrato il come portandolo a lui in preghiera e avendo fede che lui agirà. Ora tocca a te, perché tu sai il cosa e il come. Ora tocca a te. Cosa? Obbedire. Essere attento, essere attenta alle necessità degli altri. Essere pronto, essere pronta alle richieste degli altri. Perché ogni bisogno è importante. Non avendo timore né di toccare né di coinvolgerti con il male dell'altro. Ma ricevendo l'onore di essere strumenti
della guarigione di Dio. Sei pronto? Sei pronta ad accogliere la sfida che Gesù ti sta facendo oggi? Andiamoci a prendere. Signore Dio, grazie di averci, di volerci coinvolgere nella guarigione. Grazie di volerci coinvolgere nella guarigione delle persone, di essere tuoi strumenti, nelle tue mani potenti per portare guarigione spirituale, guarigione fisica alle persone che sono nel bisogno. Se tu che hai ascoltato queste parole questa mattina sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore Gesù, io voglio essere attento, io voglio essere attenta alle necessità degli altri, voglio vivere in un mondo non soltanto tra i credenti, ma in mezzo al mondo dove ci sono le necessità. Voglio fare quello che faceva Gesù, andare dove sono le persone che hanno bisogno per poter testimoniare di te e portare conforto e se è nella tua volontà guarigione. Voglio essere pronto, voglio essere pronta alle richieste degli altri. Non voglio dilazionare quando le persone mi chiederanno aiuto, ma voglio farlo subito, così come tu facevi, perché so che ogni bisogno è importante, dal più piccolo al più grande, e non avrò paura di toccare e di coinvolgermi emotivamente con il male, con il dolore degli altri, perché io voglio essere un supporto per loro, non voglio tenerli distanti, ma io voglio ricevere l'onore di essere tuo strumento nella guarigione che soltanto Dio può portare. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen. Amen.